Sono Puccio Di Stefano e faccio parte del gruppo Parliamo di VideoSub. Lo scorso anno 2020, che purtroppo ha visto l'esplodere della pandemia, in estate aveva dato una sorta di tregua e quindi ci ha permesso di vederci, di stare insieme e di andare a fare una, come dire, un'esplorazione dei fondali dello stretto di Messina nella sponda calabra. E quindi abbiamo potuto condividere dei momenti veramente piacevoli di immersione, collaborati a Scilla dal diving di Paolo Barone e a Pellaro anche dalla presenza di Filippo Mallamaci, che è un conoscitore veramente notevole di quella zona e che ci ha condotti per mano ad andare a trovare i nostri pesci trombetta. E per alcuni era la prima volta che avevano un impatto con i fondali appunto dello stretto di Messina, per altri era un ritorno, e devo dire che i fondali dello stretto di Messina non deludono mai. La montagna di Scilla ha la sua caratteristica, ha sofferto anche, diciamo, soprattutto le gorgonie in un certo periodo, ma ancora si trovano degli esemplari che sono degni di nota e che speriamo possano essere preservati, e a parte poi chiaramente i famosi Cerianthus che incantano tutti i vari subacquei che vanno ad esplorare quei fondali. Poi abbiamo fatto la secca da lampadata, che è un'altra immersione veramente notevole, anche questa con presenza di gorgonie, con presenza di Astrospartus e con presenza anche, diciamo, perlomeno in quell'occasione, di una bella corrente che quindi ha reso l'immersione più, se vogliamo, movimentata, per poi finire nella spiaggia di Pellaro, dove abbiamo potuto veramente godere dello spettacolo della distesa di spirografi e poi la presenza dei pesci trombetta, che veramente lascia senza fiato, ma appunto lascio alle immagini descrivere la bellezza di quei luoghi. Spero di poter ripetere con il gruppo, con gli amici, queste esperienze, perché a parte la convivialità, ma ci consentono di confrontarci e di scambiarci continuamente informazioni, esperienze, delle dritte. Insomma, si cresce e si continua a coltivare questa bellissima nostra passione.